Cioè, questo è quello che ogni giorno devo sopportare. Ogni volta che devo fare una registrazione, devo sopportare sto bordello qua sotto. Dio me. Salve, io sono Nick di Geeky Minds e benvenuti in un nuovo episodio di Movie Nick. Il film di oggi lo attendevo con parecchio hype, trattandosi dell'ultima opera di Martin Scorsese con tra l'altro un cast d'eccezione, ma soprattutto viste tutte le sue vicissitudini produttive, infatti sembrava che nessuno lo volesse produrre finché non è arrivato Netflix, e questo film è The Irishman. Vi dico subito che in questa recensione non ci saranno spoiler, quindi potete benissimo vedervela senza paura di eventuali anticipazioni. Bene, finalmente l'ho visto, su Netflix purtroppo non in sala, e posso dire che Martin Scorsese ha fatto davvero un ottimo lavoro. Partiamo dalla regia che è ottima, con dei piani sequenza veramente ben realizzati e presenti in tutto il film, ed in generale delle scene che sono molto suggestive, soprattutto per fare un esempio quella dei taxi che ho trovato veramente molto bella da vedere. Poi non si può non parlare del cast che è veramente tutto ottimo e in cui spiccano chiaramente tre grandi nomi che sono stati veramente eccelsi. Il primo è quello di Robert De Niro, che qua interpreta Frank Sheeran, l'irlandese per l'appunto, e che è stato veramente bravo, nonostante sia stato oscurato un po' dagli altri due nomi, ma questo non toglie nulla alla sua performance, che è stata davvero incredibile. Il secondo è quello di Al Pacino, che qua interpreta Jimmy Hoffa, e che quando entra in scena davvero, ragazzi, ruba il palcoscenico a tutti gli altri. Mi ha fatto veramente piacere rivedere questo attore ritornare un attimo in auge, visto che negli ultimi tempi stava un po' sparendo. Ma la grande, in parte, sorpresa di questo film è il ritorno, dopo 10 anni lontano dai set, di Joe Pesci, che qua interpreta Russell Bufalino e lo fa in maniera clamorosa, davvero. Secondo me è il personaggio meglio caratterizzato e meglio interpretato del film, e posso quasi dire tranquillamente che è possibile che almeno la nomination agli Oscar ci scappi senza neanche troppi problemi. Vedremo poi se magari lo vincerà anche, per me è probabile, però vediamo, quest'anno i nomi sono davvero tanti. Piccola postilla, vi consiglio di guardare questo film, oltre che in lingua originale, anche doppiata, perché qui il doppiaggio ha fatto davvero un ottimo lavoro, soprattutto Giannini che appunto doppia Al Pacino, e Gullotta che veramente ha fatto un lavoro strepitoso su Joe Pesci, che veramente, se l'avete visto in lingua originale, riguardatevelo anche in italiano perché merita. Altro punto sicuramente positivo è l'ambientazione, che viene riprodotta in maniera molto fedele, introducendo anche degli eventi storici della storia americana che ti fanno calare ancora di più appunto negli anni 60 americani. Qui aiuta molto anche la fotografia, che ha un filtro un po' vintage, e questo ti fa calare ancora meglio, diciamo, nell'epoca in cui il film è ambientato. Un punto sicuramente da trattare è la computer grafica, che appunto qui utilizza in maniera intensiva la tecnica del ringiovanimento, ed era anche questo il motivo per cui molti non volevano produrre questo film. E appunto, nonostante gli attori vengano ringiovaniti per ore e ore, ragazzi, qua non si nota, perciò veramente complimenti a Scorsese che è riuscito finalmente ad utilizzare al meglio questa tecnica. E penso che questo successo tecnologico, che non era riuscito con Gemini Man, è stato anche per, diciamo, per la scelta di ringiovanire gli attori solo di appunto una decina, massimo quindicina d'anni, perché mentre in Gemini Man appunto Will Smith veniva ringiovanito di tantissimo, qui hanno deciso di tenere alcune delle rughe degli attori, rendendo il tutto molto ma molto più realistico, quindi davvero complimenti. Ultimo punto sicuramente positivo è la colonna sonora, in cui sono stati scelti dei brani che sono davvero azzeccatissimi con il periodo storico e in generale per il tipo di film. Unica pecca di questo film secondo me è la lunghezza, infatti dura 3 ore e mezza, che secondo me è tantino, e nonostante nella seconda parte quasi non la si senta, nella prima invece sì, e non tanto perché il film sia lento, perché non lo è, ma perché non si capisce bene dove il film voglia andare a parare, dando perciò un'idea di disorientamento che appunto aumentano la sensazione che il film duri tanto, cosa che poi comunque sparisce da un determinato evento in poi, quindi è solamente, diciamo, una pecca della prima parte del film, ma si sente. Quindi questo era il mio parere su The Irishman, un ottimo film di Netflix che approvo quasi appieno. Ed il mio voto è 4 perché appunto è un ottimo film con un'ottima regia e un ottimo cast, ma la lunghezza, diciamo, lo rende un po' stancante. Bene, io come al solito vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare qua sotto per dirmi la vostra sul film o in generale su altro, campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ed iscrivervi al canale. Io mi scuso ancora per i lavori sotto casa mia che avrete sentito per tutto il video, però ragazzi purtroppo non posso farci niente, quindi grazie mille, noi ci rivediamo ad un prossimo Movie Nick. Bella ragazzi!
Ringiovaniti per ore e ore di film, davvero quasi non si nota. Senti che puttanaio che fanno!